in un nuovo video di altro videozzo acquistini. Sono pochi ma troppo carini, come sempre, lo sapete, sono troppo contenta. Prima però, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video attivando la dindone. Mi raccomando, ricordate di supportarmi con un bel pollicino in su ed un commentino, dai, che a voi non costa nulla, però mi aiutate tantissimo e mi fa sempre tanto piacere leggervi, quindi vi aspetto. Iniziamo subito. Inizio con l'ordine online che però ho ritirato in negozio di Zwicky. Ho preso quattro cosine che adoro, sono troppo contenta. Mi hanno dato anche la busta, gentilissime, perché il pacco è un po' scomodo. Ho acquistato, tra l'altro quest'ordine l'avevo fatto prima di acquistare la borsa abbinata al portafoglio. Se vi siete persi il video precedente dove vi mostro tutti i super acquisti fatti con i saldi da Zwicky, anche i capi indossati, vi aspetto, ve lo lascio nelle schede o nelle schermate finali. Quindi ho scelto questo portafoglio bellissimo color cuoio, qua è liscio, qua è scamosciatino, ha le borchiette dorate così come la cerniera e dentro è semplice, ha le taschine laterali, portatessere, la taschina con la cerniera per le monete, che però io trovo scomodissima, quindi preferisco un portamonete separato. Questa è un po' più ampia, appunto, le taschine qua. Troppo carino, mi piace tantissimo. Questo veniva a 9,99, l'ho pagato 3,99 euro. Davvero carino, molto elegante, sciccosetto. Poi ho scelto due canote in tinta unita che costavano 7,99 euro, le ho pagate 2,99 euro. Una nera è un po' diversa da quella bianca che avevo mostrato nel video precedente e anche il tessuto mi sembra diverso. Veste benissimo perché non è stretta, però non è troppo costrittiva e neanche troppo morbida, quindi ha una vestibilità che mi piace tantissimo, anche una lunghezza tale da poterla mettere magari dentro il pantalone qualora si voglia, dentro una gonna, mi piace molto. Anche l'altra una bella lunghezza, mi piace tanto, indossata è veramente bella. E poi l'ho presa anche Senape. E che facciamo? La prendiamo? Troppo bellina, eccola qua. Mi piace moltissimo. Poi tinta unita è anche perfetta sotto la giacca in lino, quella morbida a righe bianche e senape. Quindi fantastica davvero. Ed infine, che facciamo? La borsa color senape, non la prendiamo? È stupenda, questa veniva 29,99, scontata a 9,99 euro, è davvero bellissima. Qua davanti ha il dettaglio delle borchiette dorate, così come gli anelli sui manici, e anche gli anellini qua per la tracollina che è contenuta all'interno. Poi ha questi dettagli sui lati, invece dietro è liscia liscia. Si chiude con, mi dispiace che non ho la cerniera perché io amo le borse con la cerniera, però si chiude sì con il bottone qua centrale, ma dentro c'è una bella pocettona sulla quale, che si può appunto utilizzare per il portafoglio, per le chiavi, insomma, per contenere quello che si vuole. Anche bella grandetta. C'è il bottone, ve la faccio vedere. Eccola qua. È anche bella ampia. E appunto c'è anche la tracollina. Mi piace tantissimo, è veramente bella. Davvero stupenda. Sono troppo contenta. Poi ho fatto un saltino dai Cingiu perché dovevo acquistare i quadernoni per Sofì. Mi sono preso due minchiatine. I cerchiettini pucciosi, ma quanto sono carini! 1,29 euro l'uno. Ho scelto questo tutto maculato nero e marrone, ma c'era anche nero e bianco, molto bellino, per fare la pazzia. Ve lo faccio vedere anche indosso, guardate che carino! È pucciosissimo, le orecchie sono aperte, è troppo simpatico. E poi ho scelto anche questo qua con le paillette reversibili dorate e argento. Che carino, è il cerchietto nero, è fantastico. Questo devo dire che ha una vestibilità cranica più confortevole dell'altro, perché l'altro mi stringe un pochino, me lo lascio anche, è troppo simpatico. Troppo bellino, mi piace un casino. Poi ho ricevuto un altro, aiuto, questi capelli, un altro, minchia, ho ricevuto un altro fatto da Beauty Big Bag, che ringrazio di nuovo tantissimo. Questa volta ho scelto degli oggettini un pochettino particolari, ma mi piacciono davvero tantissimo. Vi ricordo che sul loro sito avete con il mio codice ALES10 il 10% di sconto, quindi vi consiglio sempre di dare uno sguardo perché ci sono davvero dei prodotti molto validi che meritano, dei prezzi anche molto accessibili. Questa volta ci ha messo 20 giorni per arrivarmi, fantastico. Quindi uno sguardino, tanto vi lascio anche il link e i codici nell'info box dei prodotti che vi mostro. Ho scelto il porta spugnette perché era da un po' di tempo che volevo prenderlo, però era sempre in metallo, quindi in metallo proprio no, perché poi si rovina. Questo è in plastica, devo essere sincera, me l'aspettavo più fucsia. Però il colore passa in secondo piano da quanto mi ci sto trovando bene. Ha la base a forma di cuoricino, troppo carino. La spugnetta asciuga benissimo perché la superficie a contatto è pochissima. E lo utilizzo anche per riporla quando la sto utilizzando, perché io puntualmente me la ritrovavo in terra. Lo sto adorando, mi piace davvero un sacco. Ottimo, mi piace troppo. Poi ho scelto questo
questo è sciccoso ma anche utile, perché quando mi viene mal di testa e non voglio vedere neanche il LED della radio, della TV, mi dà fastidio, proprio mi fa male, allora ho scelto questo. Un amore, la mascherina da notte, carinissima, con la corona, gli occhioni, le ciglia lunghe lunghe, c'è anche azzurra con ombretto rosa, è troppo carina, mamma, troppo, non mi ricordo i prezzi adesso, ve li lascio magari iscritti, troppo carina, mi piace tantissimo, pucciosissima, sciccosa e pucciosa, poi anche utile perché insomma, ah, è una cosa rilassante. Poi ho scelto due prodottini al collagene per gli occhi e per le labbra. Questo qui, allora non ho scelto niente, ma era la stessa tipologia: Crystal Collagen Gold Powder Eye Mask. Si lascia mezz'ora appunto sulla zona delle occhiaie. Eccolo qua. Un po' più vi faccio sapere. E anche per le labbra. Curiosa, ne avevo provato anche di altri tipi, è molto piacevole da utilizzare. Ed infine, per sapete, sono malata di palette, ta-da! Ho scelto anche questa palettona da 18 colori della Focalure, Sweet as Honey, dolce come il miele. Focalure, sì, Shade Eyeshadow Palette, Sweet as Honey Collection. Allora, guardate che carina, c'è la scatola in più, un altro cartone contenitivo per la palette. Sono rimasta davvero stupita di come era confezionata. Sbircio. E questa è la palette, troppo troppo carina. Bello il cartone, mi piace. C'è un bello specchione grande qui e questi sono i colori. L'ho utilizzata una sola volta come prime impressioni, poi la voglio utilizzare anche con voi. Oggi ho fatto un trucco proprio flash. La voglio utilizzare anche con voi. Come prime impressioni mi è piaciuta, solo che a differenza di quelli matte, sfumabilissimi, belli pigmentati, semplici, non fanno fallout, mi sono trovata davvero bene, pigmentati, quelli shimmer non li posso utilizzare con il pennello, mi sono dovuta aiutare con le dita, quindi sono rimasta un po' così, perché non è mia abitudine usare gli ombretti con le dita, a meno che non siano cremosi, quindi li devo stendere magari così al volo per comodità in modo veloce. Sono rimasta un po' così, però devo dire che i colori mi piacciono, sbocciati, sono super super pigmentati. Ho utilizzato questi due più chiari, questo e anche questo, e poi invece in matte ho utilizzato questo, quasi tutti quelli matte. Quindi devo ancora studiarla questa palette, sono rimasta un po' così perché non c'è la pigmentazione di quelli shimmer, ma con il dito sono riuscita, questo vediamo anche gli altri colori, tanto vi faccio sapere naturalmente, la vorrei utilizzare appunto con voi. E quindi questo era gli acquistini di Beauty Big Bang, i prodotti che ho scelto da Beauty Big Bang. Poi un'altra collaborazione, sono troppo troppo contenta, sempre con la Lalab, grazie ad Octoly. Queste sono delle foto stampate maxi, non mi ricordo il formato, sono belle grandi, adesso ve le mostro. E vi ricordo che anche sul loro sito col mio codice Guffettina Chic avete lo sconto di 8 euro per il primo ordine e il 25% di sconto se invece siete già loro clienti. È arrivato davvero velocemente. Allora, mi hanno omaggiata di 5 stampe. Ho utilizzato quelle che avevo sul cellulare, quindi neanche una definizione troppo stratosferica, perché io non sono molto brava con le foto, però devo dire che sono molto molto belle. Questo è il formato. Ta-da! La prima è col mio fratellino, che aveva Bugerro, un po' carina, davvero carinissima. Poi questa con Robby, che eravamo a Fontanamare, bella. Con il mio splendore dell'universo, che sembra Fontanamare, che bella. Bellissima questa foto, mi piace tantissimo, davvero stupenda. Poi sempre con la mia patatina, quelle foto fatte al volo a casa, carinissima, molto bella, mo piango, bellissima. E poi questa è quella che vi ho fatto vedere anche nel canvas nel video precedente, la volevo anche stampata perché mi piace tantissimo, è veramente bella. Qua ho corretto poco poco la luminosità col cellulare, veramente bella. Tantissimo, quindi ringrazio tantissimo sia Octoly che la Lalab, perché io adoro le foto stampate, sono veramente stupende stupende stupende. Poi ultime cosine, ho finalmente trovato il secondo libro della serie poliziesca giallo, ta-da, di Camilla Läckberg, perché il primo l'ho letto proprio con fame, mi è piaciuto da impazzire perché ha una scrittura scorrevole, non scontata, è veramente bellissimo, coinvolgente. Poi, a differenza di altri libri che ho letto,
l'assassino lo trovi in mezza riga durante tutto il libro, alla fine ti spunta che è lui, dici ma quando? Invece qua è intuibile, ma non è scontato, oltre al fatto di essere proprio un libro che ti prende, mi è piaciuto da impazzire, scrive davvero bene. Il primo è la principessa di ghiaccio, però avevo il terzo e il quinto, mi pare. Sì, mi mancava il secondo e il quarto lo devo ordinare, ho dovuto ordinare anche questo perché non riuscivo a trovarlo, sono troppo contenta. Questo 10,20 costava 12 euro, non l'ho di leggerlo, perché vanno letti in sequenza nonostante siano comunque delle storie a sé. Io fortunatamente l'ho scoperto prima di iniziare a leggerne uno a caso, sono contentissima, mi è piaciuto da impazzire, ve lo straconsiglio se siete amanti dei gialli, dei thriller polizieschi. Poi ho ricevuto anche il giveaway vinto da Alessandra su Instagram e sono delle mini taglie di rossettini liquidi di Beauty Glazed, matte liquid lipstick, Rouge à Lèvres liquid o fini matte, sì, e ce ne sono 6, tatana di diverse colorazioni, sono troppo carini, sono davvero carinissimi. Mi dispiace così, dovrei abbandonare la confezione, la scatola. Sono di diverse, porca paletta, di diverse colorazioni, molti nude, poi ci sono questi due sul malva fucsia e rosso, bellissimi. Io non ho già swatchato qualcuno, da questo ce l'ho in mano, ve lo swatcho. Questo è Dolce Kay. Urca, questo non l'avevo sbocciato, bellissimo questo, mi piace molto. Poi ce n'è uno che forse per me è un po' troppo chiaro, questo qui. Questo è Exposed. Visto così, questo è un po' chiarino, vediamo. Eccolo qua. E poi vi voglio sbocciare anche i due più colorati, ovvero Leo, questo sul rosso, Urca, che Urca, bello, 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 sembrano anche piuttosto morbidi e confortevoli, poi vedremo sulle labbra, ed infine questo è Kristen, che bello anche questo, mamma che bello. Vi faccio sapere anche per questi, i colori sono molto belli. Io ho una palettina della Beauty Glazed che avevo acquistato su AliExpress, la adoro, è una palettina fantastica, ma torneremo poi, ed infine, mamma quanto parlo, ed infine sono stata in negozio Yves Rocher, vabbè, lo sito su Insta, comunque penso farò un video proprio dedicato, perché non voglio sfruttare la cartolina che mi è arrivata, quella di ottobre, perché voglio acquistare due prodottini con gli sconti, poi credo non ci metterò più piede, mi arrangerò per farmi l'ordine da sola, non lo so, pazienza per le spese di spedizione, ma mi sono proprio scocciata. Comunque affronteremo nuovamente il discorso, non ho avuto ancora risposta dall'azienda perché ho mandato la mail e gli ho scritto anche su Instagram, non mi hanno neanche calcolato, però quando ho scritto su Instagram se mi davano la mail subito, subito, vabbè, lasciamo perdere. Comunque sono andata perché ho riacquistato col 40%, quindi anziché 9,99 a 5,97 l'esfoliante gommage all'albicocca e appunto di Yves Rocher, mi trovo benissimo, ne ho terminato uno. È un prodottino che mi piace davvero tanto perché è sì un esfoliante, funziona, però è molto delicato, non aggredisce la pelle, la lascia anche molto morbida e idratata, quindi ottimo, delicato ma funge. Questo è da 150 ml, appunto dice gommage vegetale, polvere d'albicocca, tutti i tipi di pelle, granuli 100% vegetali e senza parabeni. Ottimo, mi trovo davvero benissimo. E mi hanno dato in omaggio la mini taglia dello stesso, quindi piccolino da 30 ml, e anche il guanto esfoliante. Eccolo qua, carino, c'è anche una stupidaggine, però un dettaglietto dorato mi piace, tutto sbrilluccicoso, quindi c'era anche il guantino. E mi sa che ho fatto vedere proprio tutto. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere che ne pensate, se voi avete provato qualcosa, se vi incuriosisce qualcosa di particolare. Aspetto di leggermi, grazie per aver visto il video. Io vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va, ci vediamo al prossimo. Ciao!